E hola a tutti ragazzi, mi sto doppiando perché mi è saltato il microfono mentre registravo, ma siamo arrivati al nono capitolo dell'audiolibro, quindi manca poco, manca poco. Guardatevelo, cioè ascoltatevelo, e poi fatemi sapere cosa ne pensate. Capitolo 9. Erosione. Ci volle del tempo prima che si accorgesse di quanto il mondo era cambiato. Ogni giorno saltava fuori un nuovo pezzo mancante, qualcosa che era andato completamente fuori posto. Qualcosa che era tremendamente sbagliato a parer suo. L'anziano signore, che si premurava di spazzare il vialetto, era morto tragicamente qualche anno prima in un incidente d'auto. Il giardiniere, non si sa per quale motivo, faceva un altro lavoro. La segretaria, una volta rientrata, si era dimostrata una persona completamente diversa. Aveva messo su famiglia. Era una madre single, super impegnata, stanca e distratta sul lavoro, che non teneva il solito ritmo di super efficienza. Era molto più efficiente il ragazzo che occupava già il suo posto, una volta addestrato a dovere. L'amico lavorava per lui e questa cosa lo mandava fuori di testa. Era il responsabile dei sopralluoghi in giro. Quando un nuovo cliente andava in azienda per chiedere un qualsiasi servizio, lui partiva ed andava a visionare il possibile nuovo incarico. Se era una cosa conveniente per l'azienda, ne parlava con qualche responsabile oppure col capo in persona. Se non lo era, silurava il possibile cliente con un "A mai più bello! Noi facciamo robe di classe!" Questo portava ad una grande scrematura di clienti che si affidavano ad altri per portare avanti i propri progetti, con un calo di fatturato evidente per l'azienda. Molti dei dipendenti non erano mai stati assunti e molti di quelli assunti erano stati licenziati alla prima occasione. Metà dei dipendenti odiava il proprio lavoro e non faceva gruppo con gli altri per migliorare il servizio. Molti lo odiavano. Doveva essere stato autorevole, despota, un po' stronzo, eppure spilorcio con loro in questi anni e loro ci tenevano a dimostrarglielo. I suoi soldi non erano tanti quanti ne ricordava, quindi non poteva permettersi di dare premi produzione o bonus come era abituato a fare. Il suo mondo, lavorativamente parlando, era molto peggiorato. Cercava comunque di fare un cambio di passo e di direzione per istruire tutti al meglio, ma era come ripartire da capo. L'unica cosa che lo faceva stare però a 3 metri sopra le nuvole era tornare da lei. Era magnifico la sera tornare a casa e averla lì, poter sentire il suo profumo e guardarla negli occhi, quegli occhi che solo lei aveva, quegli occhi che non erano cambiati per niente. L'unica cosa che non era cambiata davvero era quella. Quei 10 anni in cui lei non c'era, dopo quella sera, erano trascorsi come se lui si fosse svegliato da un profondo sonno. Non era lì nelle loro vacanze, non era lì la notte accanto a lei, non era lì per Natale e per le feste. Lei aveva molti ricordi con lui nessuno. Questo gli pesava, era un macigno sullo stomaco. Quando venivano amici a casa, spesso ricordavano avvenimenti che lui aveva vissuto, ma che non aveva vissuto veramente. Lei quasi si arrabbiava quando lui non ricordava l'ultimo regalo di Natale o l'anniversario in cui pioveva talmente forte che rimasero impantanati nel parcheggio di un ristorante, insieme ad altre 30 persone, e dormirono lì, in auto, fradici, ridendo come idioti metà del tempo. Non ricordava della gravidanza di lei non andata a buon fine, che li aveva fatti rinunciare all'idea di avere un figlio. Questo lo portò inevitabilmente a rattristarsi e a cercare una soluzione. Non mi interessa se non ho cose in comune con lei e non ricordo niente di 10 anni al suo fianco. Non mi interessa, sistemerò tutto, la farò sentire una principessa. Farò in modo che da qui in avanti ci siano cose da ricordare davvero. Ci provava intensamente, ogni giorno. La portava ovunque, shopping, feste, cene, vacanze, ma niente faceva cambiare la situazione. Una sensazione di distanza da lei lo avvolgeva ogni giorno di più. Quando l'amico e la sua lei andavano a trovarli, si rendeva conto che quei due avevano più cose in comune con lei che lei con lui, e questo lo massacrava dentro. Lavorativamente parlando, era un perenne declino. Gli utili delle aziende erano calati drasticamente dal suo cambio di passo. Doveva rifarsi un nome, doveva far sì che tutti si rivolgessero a lui e alla sua azienda per poter tornare al top. Ci ragionò e ci ragionò. Mentre ragionava non dormiva, non mangiava e addirittura non beveva niente. Poi si decise. Chiamò una mattina il segretario e si fece portare una bottiglia di rum in ufficio. Si beve un paio di bicchieri ed espresso un desiderio. Stette brillo mezza mattina, ma nulla accadde. Ne beve altri 4 e vomitò nel bagno. Non accadde nulla. Diamine! Perché non riesco a farlo di nuovo? Perché non posso cambiare niente? Avrò bisogno di lui. Mi prenderà per pazzo! Ah, chi se ne frega! Ci devo provare! Il giorno seguente si fece portare una nuova bottiglia in ufficio dal segretario, che mentre si congedava lo guardava con gli occhi sbarrati e preoccupati, e fece chiamare l'amico per una riunione urgente nel suo ufficio. Appena entrato, lui si mise a istruirlo. Ascolta, caro, ho bisogno di te di nuovo.
o qui finiamo tutti in malora, disse con una nota di preoccupazione e sofferenza nella voce. Dimmi, bello, che vuoi che faccia? Rispose l'amico. Bene, senti, adesso tu ti siedi qui e fai quello che ti dico. Poi, poi hai tutto il giorno libero. Va dove vuoi e fai finta che nulla sia successo. Ok? Disse lui con un tono come di chi sta per fare qualcosa di losco. Wow, bello! Così mi spaventi. Sembra roba seria. Che devo fare? Disse l'amico con un'espressione dubbia in viso. Allora, sì. Adesso ti verso nel bicchiere questo rum. Dobbiamo fare un brindisi, ok? Mi segui? Io devo ubriacarmi un pelino. Quando mi vedi al ticcio, devi chiedermi cosa cambierei. Poi brinda al cambiamento, come ho detto, e basta. Poi vai via e lasciami qui. Bello, tu non stai bene, vero? Disse l'amico con un tono preoccupato di voce. No, non sto bene affatto. E non starò bene finché tu non farai questa cosa per me. Sono il tuo capo, diamine! Fallo e basta! Bello, ma io sono tuo amico prima che tuo dipendente. Ti voglio un bene dell'anima. E ubriocarsi sul lavoro, bello, non fa bene per niente. Dai, caro, ti prego, fallo per me, disse lui con un'espressione supplichevole. Ok, ok, ma io bevo giusto uno sciottino, poi stop. Fu tutto eseguito da manuale, prima di addormentarsi e di fare uno di quei sogni così veri e così strani che gli permettevano di fare qualcosa al di fuori della sua comprensione, vide l'amico con uno sguardo beffardo, quasi diabolico, sorridergli. Al risveglio dal sogno, la sua azienda era l'azienda top sul territorio. Aveva degli utili da paura e dei migliori professionisti sul campo a lavorare per lui. Il segretario era di nuovo solo, ma era un asso assoluto anche al di sopra della vecchia segretaria, che invece non c'era. L'amico non lavorava più nella sua azienda. Lei però era più scontrosa. Non aveva più quella luce negli occhi che lo ammaliava. Sembrava distratta, triste, distaccata. Probabilmente avevano litigato e c'erano dei problemi. Non poteva accettarlo. Si fece dire da lei tutti i motivi per quel suo comportamento nell'ennesima litigata, prima di farsi lasciare definitivamente. Apprese tutto ciò che doveva sapere. Poi chiamò l'amico, gli spiegò di nuovo il da farsi e quella sorta di rituale si compì un'altra volta. Svenne e il giorno dopo lei era con lui, felice e contenta. Ma c'erano altre cose fuori posto, cose che scopriva sempre per gradi, con l'avanzare dei giorni, cose che non poteva sopportare, cose che non dovevano e non potevano essere così. Così continuò a fare quell'assurdo rituale che sistemava una determinata scelta o un determinato problema, in situazioni che lui magari non aveva neanche mai vissuto e che sistemandole creavano a cascata un'altra miriade di problemi. Lo fece tante volte, tantissime volte, e ogni volta era una scommessa. Era come giocare alla roulette. Una mattina si svegliava povero in canna. Un'altra mattina faceva l'imbianchino. Un'altra mattina la sua lei era completamente rifatta e praticamente di silicone. Alcune mattine erano molto più assurde e divertenti. Una mattina si ritrovò su un camper dall'altra parte del mondo a fare l'hippie. Per fortuna era con l'amico e poté subito rimediare. Un'altra mattina si trovò a vendere gelati in un baracchino ambulante. Ogni volta ripeteva quella sorta di rituale con l'amico. E ogni volta si ritrovava in una situazione nuova e diversa. Ma più passava il tempo, e più diventava difficile gestire tutto. Era difficile rendersi conto se quello che viveva fosse il sogno per cambiare il mondo o il mondo stesso cambiato che lui non riconosceva. Non era tranquillo. Aveva tic nervosi e tremori in tutto il corpo. Ogni giorno che passava era sempre più debilitante per lui. Senza considerare il fatto che ogni bicchiere in più che beveva lo rendeva sempre più schiavo dell'alcol. I postumi della sbronza c'erano sempre stati ed era sempre più difficile arrivare al momento dello svenimento. Prima bastava un goccetto, alla fine ci voleva più di mezza bottiglia di liquore da correzione a 70 gradi. Lui, malgrado tutto, se ne rendeva conto. Si rendeva conto che quello che faceva era inseguire l'impossibile, una vera utopia. Tuttavia ci provava, nella speranza di trovare il suo mondo perfetto. Forse pretendeva troppo. Ci pensò a lungo, nell'ultima situazione in cui era piovuto dall'ultimo sogno. Devo assolutamente trovare un compromesso. Primo punto. Devo avere lei. Punto secondo. Devo avere il mio lavoro. Punto terzo. Non devo più avere questa tentazione. Non devo più avere la possibilità di fare questo.
devo riuscire a cavarmela e abituarmi. E poi, maledizione, sono o non sono il miglior architetto di tutti. Devo riuscirci con le mie forze. Lo farò solo un'ultima volta. Lo chiederò un'ultima volta. E sarà quella giusta. Trovato e istruito l'amico per quella sorta di rituale, alla domanda: e quindi cosa cambieresti? Lui rispose: vorrei tanto che tutto fosse come mi sono immaginato. Il mio lavoro a gonfie vele, lei con me, felice e spensierata, come lo era quando eravamo due ragazzi. E tu, vecchio mio, fuori dai piedi, sei tu che mi hai rovinato da quella sera dell'incidente. L'amico lo guardò con quel suo sorriso beffardo scolarsi il 18° shot di liquore e mentre lui sveniva sentì l'amico dire: me lo ricordo, gran brutto incidente. Era tutto veloce, tutto scorreva. Lui si guardava dall'alto, interveniva dove doveva e si svegliò. Nella casa c'era odore di caffè e pane tostato, ma lui aveva le palpitazioni come se fosse stato immerso nell'acqua. Aveva l'angoscia. L'ultima frase dell'amico gli riecheggiava in testa: me lo ricordo, gran brutto incidente. Me lo ricordo, gran brutto incidente. Come diavolo faceva a ricordarselo se in quel mondo lei era viva e vegeta? Diavolo, chi è? Chi è? Scese di corsa giù e lei era lì davanti a lui che lo fissava con un'espressione mista tra lo stupito e l'indispettito. Lui, tutto pieno di tremori, disse: amore, mi sai dire che fine ha fatto il mio caro... E qui tossicchiò come se avesse ingoiato una mosca. Amico. E quindi per ora è tutto. Noi ci aggiorniamo con il prossimo episodio, l'ultimo capitolo di questa storia e vediamo come va a finire. Se ti è piaciuto lascia like, iscriviti al canale, attiva la campanellina per rimanere aggiornato su tutto quello che pubblico e passa da tutti i miei profili social, i link ti risparo qui giù in descrizione. Ciao!